Attenzione, prima di godervi il video, perché è figo, c'è una persona che devo ringraziare e senza di essa non avrei mai potuto fare questo video e tanti altri che verranno a seguire. Ed è Davide Pigliacelli, gestore del sito doppiatoriitaliani.com e davideperino.com, nonché del canale YouTube Doppiatori Italiani, promotore teorico del doppiaggio. E ringrazio lui, adesso buona visione e vi lascio i suoi social nella descrizione. Chi è Davide Perino? Un attore, ma soprattutto un grande doppiatore, uno dei più grandi in Italia. Una storica voce che ha iniziato all'età di 5 anni nel ruolo di Chicco della Bella e la Bestia. Dovreste provarlo anche voi! Ciò che l'ha accompagnato nel mondo del cinema sono personaggi come Shia LaBeouf in praticamente quasi tutti i film, tra cui menzioniamo Transformers ad esempio, Jesse Eisenberg, che ha doppiato in The Social Network, che io ricordi, e in Batman v Superman era Lex Luthor. Bruce Wayne incontra Clark Kent! Adoro mettere insieme le persone. Ha doppiato Alvin Superstar, ha doppiato un sacco di cose. Uno dei miei preferiti è il doppiaggio di Iron Fist, la serie Netflix. Salve, sono Danny Rand. Sono stato via molto tempo. Ma oggi noi esploriamo un lato nuovo di Davide Perino che non molti sanno. Lui è la voce di Spiro nella trilogia della PS2 da New Beginning in poi. Non è stata colpa sua. Il maestro delle ombre l'ha usata. La nostra curiosità sarà scoprire come un doppiatore cinematografico, un doppiatore della scuola di Roma, la più eccelsa, si è approcciato al doppiaggio videoludico, in questo caso col personaggio di Spiro, ma non dimenticheremo le classiche domande che si fanno ai doppiatori. Venite con me e scopriamo qualcosina in più. Partiamo con la prima domanda. Qual è stato il primo videogioco che hai doppiato, o forse l'unico, e ti è piaciuta come esperienza? Come esperienza, doppiare un videogioco è diverso. Può essere più simile al doppiare un cartone animato, però diciamo l'approccio tecnico è differente. Innanzitutto non si lavora con gli anelli, che vengono chiamati così in gergo i pezzetti di film o di serie TV o di cartone animato, ma vengono chiamate cartelle. È un diverso modo di misurare le battute o la tempistica della scena che stai andando a doppiare nel videogioco. È diverso perché non c'è un video, quasi mai. Mi è capitato forse una volta che ci fosse un video, ma giusto per riferimento, giusto per far capire che cosa andavo a doppiare, che tipo di personaggio era. Si va con un riferimento audio che è l'originale e senti la battuta breve, in genere brevi le battute, che dice l'originale, pausa e poi la dici tu para e lo dici in italiano, cioè proprio copia e incolla, è tutto molto più veloce. L'unica cosa a cui bisogna stare un pochino più attenti è la lunghezza. Una volta non ci facevano tanto caso a questa cosa, potevi sbordare un pochino di qualche fotogramma, qualche decimo di secondo, potevi allungarti un attimino o risultare un po' più corto rispetto all'originale e andava bene. Invece adesso gli americani pretendono che ci sia proprio al millesimo di secondo uguale dall'inizio alla fine, cioè non puoi iniziare a doppiare la frase quando lui inizia e finire insieme a lui, devi aspettare che lui finisca la sua frase, conti un secondo e poi dici la tua, quindi devi ricordarti al millesimo di secondo quanto è stata lunga in inglese o in francese o in tedesco e rifarla tu in italiano. Questa è la cosa difficile. Si riprova non tanto per la fase artistica, ma è ancora più tecnico del doppiaggio, quasi, per eccesso. E poi, come fai a indagare su qualcosa se non usi nessun oggetto investigativo? Grazie all'interconnessione! Com'è l'approccio al doppiaggio videoludico? Facile, difficile, inusuale? È diverso, è inusuale, è proprio differente il modo di lavorare. Il riferimento è totalmente strano, cioè un po' fuorviante. Però se poi ti abitui a questa cosa, magari i primi minuti sei un po' spaesato, però poi cominci ad andare come una macchinetta, perché proprio come una macchinetta devi andare avanti con i videogiochi. Interpretazione c'è, sì, fino a un certo punto, perché queste tempistiche non ti permettono di spaziare e dire le battute come vorresti te, proprio al 100%. Ha un incontro di lavoro con Jameson! Di tanti giorni proprio oggi! Ne approfitto per salutare il canale RaveTube, gran bel canale. Questa è la mia domanda. Cosa ti piace di più doppiare? Serie TV, cartoni animati, film, anime, personaggi di videogiochi, documentari? Qual è quella cosa che quando ti dicono che stai per doppiare ti fa letteralmente dire sì, finalmente, non vedevo l'ora? Personalmente mi piace di più doppiare film e cinema.
Ma è anche vero che certe serie TV odierne sono paragonabili a un film cinema, quindi sono spettacolari, sono curate tantissimo, quasi come un film che va al cinema. La differenza è come ci lavoriamo noi. Per motivi contrattuali, tristemente diciamolo così, per motivi contrattuali la serie TV viene calcolata per soldi, questione di soldi, e quindi tu sai che il tempo è denaro, cioè voi sapete il pubblico che il tempo è denaro, e quindi ci costringono a lavorare più in fretta. Possiamo permetterci di curare di meno il prodotto, anche se qualitativamente è quasi pari ad un film che poi andrà al cinema. Questa è la cosa che mi rattrista, purtroppo il contratto è questo, che noi dobbiamo sottostare. Lavorativamente parlando, preferisco il cinema. E i cartoni perché sono divertenti, difficili tecnicamente, perché il cartone non respira, però cioè, puoi usare di più la fantasia, quindi anche il cartone è divertente. Cleveland Junior, ma in questa scuola quasi tutti mi chiamano Bat. Ti consiglio di non metterti sulla mia strada, Cicciabet. Approfitto di questa domanda speciale per testare la mia nuova videocamera, quindi cambio d'abito. Come ti sei trovato nel personaggio di Spiro? Ti è piaciuto? Conoscevi prima il draghetto viola? Spiro o Spyro? Io non ho mai capito come si pronuncia. Ditemelo voi, perché Spiro o Spyro, vabbè, lo chiamerò Spiro. È stato divertente anche perché la voce originale è di Elijah Wood, quindi io in cuffia avevo lui. Non lo conoscevo come personaggio, perché non sono mai stato, perdonatemi, non sono mai stato un videogiocatore, ecco, ho avuto varie console nella mia vita, soprattutto Nintendo, anzi solo Nintendo. La PlayStation ci giocavo qualche volta con qualche amico, ma non mi ha mai preso tantissimo. Le console portatili sì, mi facevano contento da bambino, da ragazzino, ma poi alla fine arrabbiavo troppo, c'ho poca pazienza, quindi non me lo portavo più appresso, quindi non ci giocavo neanche più in giro. A casa, dopo la terza incazzatura, perché non riuscivo a superare quel livello, cominciavo a chiamare il servizio assistenza, tipo che ne so, Super Mario c'aveva Helpline, quindi pagavo per riuscire a procedere nei vari livelli, quindi non era economicamente più conveniente continuare a giocare. Perdo subito la pazienza, quindi videogiochi non, a meno che non siano, che ne so, di macchine di corsa, ok, va bene, allora lì ho sempre conto. Infatti il mio preferito è Mario Kart. È pericoloso per lei uscire dal tempio di notte. Ti ha soddisfatto come esperienza il doppiaggio videoludico, o magari l'hai visto soltanto come un lavoro e nulla più? Mi ha soddisfatto perché penso sempre a quello che penserà o immaginerà la gente quando si troverà di fronte al lavoro che ho fatto. E immagino bambini, ragazzi, anche adulti che giocheranno al videogioco e sentiranno il mio lavoro, e questo mi dà soddisfazione. Ma il modo in cui si lavora ai videogiochi non è tanto soddisfacente. È fatto così tecnicamente, come proprio come un operaio che prende un pezzo, lo passa, lo mette là, prende un pezzo, lo passa, lo mette là. Io faccio la stessa cosa vocalmente. Soddisfazione lavorativa non è che ci sia, se devo essere sincero. Mi piace il pensiero che poi dopo qualcuno si divertirà, pazzirà davanti al personaggio, non riesce a fare certe cose. Comunque quello mi, il pensiero di questo mi diverte, mi dà soddisfazione. Più facile a farlo che a dirlo. No, non credo. Quanto ne sa di videogiochi Davide Perino? Ti piacciono o magari non ti sei mai approcciato? Che considerazione hai di questo media? Quando andava di moda una console, io me la compravo molto tempo dopo, quindi i giochi, la console stessa, erano già un po' più datati. E i miei amici cominciavano a parlare di altre cose, mentre io stavo ancora tentando di finire un gioco che per loro era già vecchio, e non riuscivo neanche a finirlo. Quando ero ragazzino io, iniziavano i primi personal computer, le prime console, Commodore. Io sono di quella generazione, quindi ho iniziato proprio con pip, 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 e quello mi divertiva da morire. Poi quando invece mi sono scontrato con dei personaggi che devono fare delle storie assurde, attraversare dei paesi, delle foreste, trovare degli indizi e cose, lì ho avuto più difficoltà. In questi 2 anni abbiamo tenuto le colonie sotto controllo. Come abbiamo fatto a non accorgerci che Shar stava allestendo un esercito? Il doppiaggio videoludico, secondo noi, ha una grande dignità, ma se ne fa davvero pochissimo a Roma. Sapresti dirci perché? Parere nostro, meriterebbe molto più spazio, forse è una questione economica. Per come siamo abituati a lavorare noi nel campo di Roma rispetto a Milano o Torino. Milano o Torino sono più abituati a lavorare forse a livello più tecnico su roba seriale, cartoni animati, anime, quindi sono più abituati da quel punto di vista, l'ottica loro di lavoro forse è un po' diversa. Noi di Roma abbiamo anche un assistente che lavora in sala, che sta in sala con noi, quindi forse anche la squadra con cui lavoriamo è diversa, il modo di approcciare a un film cinema o una serie TV è diverso da come lavorano a Milano, quindi forse loro sono più mentalmente
preparati tecnicamente, artisticamente, per trovarsi a loro agio con un videogioco. Ecco, forse perché la spiegazione che mi posso dare io. Certo, noi pure a Roma lo facciamo, se ce lo propongono lo facciamo senza problemi. Dipendono anche dagli accordi che poi le case di distribuzione del videogioco, produzione del videogioco, hanno con le agenzie di doppiaggio. Dipende anche forse che accordi hanno. Ma si sta ingrandendo comunque il mondo dei videogiochi, quindi io penso che arriveranno anche sempre più spesso anche a Roma e ci sarà questa rimbalzo di lavori tra Roma e Milano. Sicuramente sarà così, perché si sta espandendo il campo videogioco, videoludico. Tornerà più spesso anche il lavoro a Roma, forse. Se adesso dovesse passare un elicottero, ci vedrà. Come ti sei trovato a recitare di nuovo accanto, a fianco o con o in un personaggio di Elijah Wood? Al di là dell'esperienza fatta col Signore degli Anelli o Dirk Gently, tu l'hai doppiato praticamente ovunque, è un caso di voce volto, lo fai sempre tu. Ma in questo caso, doppiare Elijah Wood in un videogioco, nel videogioco di Spiro, hai percepito differenze o, non lo so, la modulazione vocale, il modo di recitare? Siamo curiosi. No, non ho percepito nessuna differenza, perché io conosco talmente bene la sua voce. Davvero lo potrei riconoscere in mezzo a decine e decine di persone. Se lui parlasse io lo riconoscerei. So già dove va a parare, come approccia i personaggi, quindi tecnicamente so già il suo modo di lavorare, lo conosco. E non c'è una grande differenza. Certo, ogni volta è diverso, però io so già come lui andrà a parare, come lui arriverà a risolvere una certa cosa. Quindi questo mi dà un vantaggio, perché mi pone in maniera più rilassata quando so che devo lavorare con lui e affrontare un personaggio con lui. Quindi questo è il mio rapporto che c'è tra lui e me, più tra me e lui, perché lui a malapena sa che esisto. Ci siamo conosciuti, ma io ho più rapporto con lui rispetto a lui con me. Io lo conosco come le mie tasche, ecco. Lui è una persona estremamente professionale, quindi approccia qualsiasi cosa lui deve fare sempre nello stesso modo, quindi al meglio. Questo è quello che cerco di fare anche io, con tutto, ma soprattutto con lui. Niente, faccio un saluto a tutti i video ascoltatori di RaveTube, un saluto da Davide Perino, e buon divertimento con i videogiochi, giochi da tavola, se non so cosa giocare, cioè, giochi in generale. Ciao, ciao ciao. Torna indietro, Sam! Andrò a Mordor da solo! Vostro onore, è vero, mio padre ha sbagliato. Ed è giusto che paghi. Ma vattene a fanculo! Davide carissimo, noi ti ringraziamo e siamo stati davvero felici nel poter parlare con te e scoprire tutte queste chicche. Ti auguriamo di spaccare i culi più di quanto già fai. Ovviamente voglio ringraziare gli youtuber coinvolti e mettervi i loro canali sia in descrizione che nelle schede. Vi ringrazio e noi ci vediamo però prima, aspetta un attimo. Iscriviti, condividi, attiva la campanellina, lascia like, tutto quello che vuoi e che spero tu faccia. Noi ci vediamo al prossimo video.